Match winner, Filosa, che insomma ha segnato un bel gol, hai anche anticipato Consorte che stava andando a saltare, insomma quanto pesa questo gol? Un gol pesantissimo, comunque sui calci piazzati abbiamo un po' ognuno le sue posizioni, è normale che ci possiamo trovare anche in due perché giustamente voler fare gol lo vogliono fare in tutti. Diciamo che ci sono stato io, magari c'era Consorte o qualcun altro e poteva fare gol qualcun altro. Filosa, noi parliamo spesso di un grande attacco, quello del Chieti, 15 gol segnati in queste prime partite. Forse si parla poco di una difesa che ha subito solo 2 gol in campionato, una tenuta perfetta. Sì, beh, diciamo che comunque nel calcio in generale quello che prevale è sempre l'attacco. È normale, si fa poco riferimento alla difesa, al centrocampo, diciamo un po' a tutti i ruoli. Però comunque, come dici tu, cioè, abbiamo subito pochi gol e diciamo c'è il merito anche nostro. Però comunque il merito principale va comunque agli attaccanti, perché il primo ruolo in difesa lo fanno loro, che ci permettono comunque di stare più tranquilli, visto che loro attaccano spesso i difensori. E tra l'altro sono 10 già i calciatori del Chieti, insomma siete un po' una cooperativa del gol. È arrivato anche il gol di Filosa, gol dei difensori, gol dei centrocampisti, segnano praticamente tutti. Sì, sì, sì. Io fortunatamente in passato ho vinto già qualche campionato e mi è capitato comunque vincendo un campionato quasi tutti arrivavano a fare il gol. Ma questo perché comunque c'è tanto lavoro che facciamo e, come dicevo prima, ognuno ha il suo ruolo nei calci piazzati, nelle azioni e in tutto. Quindi è normale che comunque ci siano tante persone che possano arrivare al gol.